11 firme verso il 2024 per una Nocera Superiore nuova, rinnovata. Si pensa già al futuro della Città dell'Agro per Bartolo Pagano, Rosario Danisi, Giuseppe Salzano, Francesco Minardi, Annabel Villani, Roberto Vizziola, Giuseppe Manzo, Roberto Ciancio, Mimmo Oliva, Giuseppe Senatore e Anna Battipaglia, che insieme hanno firmato un documento dove si sottopone alla città l'idea di continuare a lavorare per una Nocera Superiore che possa garantire un altro sindaco, un nuovo consiglio comunale, provando ad offrire un percorso diverso alla popolazione. Saremo alternativi a qualsiasi ipotetica candidatura che si presenti in modo autoritario, senza apertura al confronto. Saremo alternativi soprattutto a quella parte di minoranza politicamente identificata che mai è stata opposizione in questi anni. Saremo fermamente alternativi a qualunque invenzione dell'ultima ora che è lontana dalla città e dalla conoscenza delle problematiche quotidiane dei nostri concittadini, scrivono. Gli 11 firmatari che parlano di un progetto che vuole costituire un gruppo composto da forze giovani e da soggetti esperti. Nei prossimi mesi il lavoro andrà avanti per far crescere e condividere idee che portino una Nocera Superiore a contare di più nel panorama dell'agro. Ma anche dal centrodestra non sono mancate le news. Il centrodestra, in particolare Fratelli d'Italia, si sta muovendo da tempo per le elezioni 2024. In particolare, in una nota, è stato spiegato che il centrodestra, in particolare Fratelli d'Italia, è stato sempre coerente, senza cambiare, come altri tante volte, idee e quindi senza voler accettare lezioni da nessuno. Il gruppo di Fratelli d'Italia continuerà a lavorare in maniera chiara, trasparente, senza cambiare posizioni, idee e contenuti.